Domenica 13 agosto. Le notizie del TG Ora. Per il primo turno delle elezioni amministrative 2016 l'appuntamento è fissato per la sola giornata di domani, domenica 5 giugno. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, tranne nei comuni della Friuli Venezia Giulia, dove i seggi saranno aperti dalle 8 alle 22. La data degli eventuali ballottaggi è quella del 19 giugno, ma tale ipotesi riguarda solo i comuni con più di 15.000 abitanti e nel caso nessuno dei candidati sindaco raggiunga al primo turno il 50% dei voti più uno. Possono partecipare alla consultazione ai cittadini italiani aventi diritto al voto residenti nei comuni dove l'amministrazione ha esaurito il proprio mandato oppure dove la giunta è stata sciolta in anticipo. Possono votare anche i cittadini dell'Unione Europea residenti in uno di questi comuni purché ne abbiano fatto domanda 40 giorni prima del voto. Una raffica di proiettili, almeno 40, secondo i primi accertamenti, un uomo ferito trasportato al pronto soccorso con un ruolo ancora da definire. È l'ennesima tappa della guerra della malavita che si sta combattendo tra gruppi criminali nella periferia ovest di Napoli. La sventagliata di mitragliette e forse anche di pistola risale a poco prima delle 23 di ieri al rione Traiano tra via Tertulliano e via Romolo e Remo. Sul posto gli agenti della questura di Napoli, coordinati dal primo dirigente Michele Spina, mentre i carabinieri si sono recati all'ospedale San Paolo, dove con mezzi propri è arrivato un 42enne che non sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno cercando di appurare se l'uomo pregiudicato per stupefacenti fosse il reale obiettivo del raid. È il quinto episodio in pochi giorni. Una bomba carta esplosa nella notte davanti ad un pub in via Tanzillo nella zona di Fuorigrotta a Napoli. L'esplosione ha danneggiato la persiana in ferro, i tendaggi, l'insegna pubblicitaria. Il locale è di proprietà di una donna che risulta incensurata. Danni anche ad un'auto che si trovava davanti al locale che non era della proprietaria del locale. Sul fatto sono in corso indagini della polizia. La città di Ercolano, nota per gli scavi archeologici e il Vesuvio, è in corsa per ottenere il titolo di capitale italiana della cultura 2018 dopo la doppia delusione per non essere riuscita a strappare lo scettro per il 2016 andato a Mantova e per il 2017 a favore di Pistoia, ci riprova. Il comune ha presentato domanda di partecipazione a un bando indetto dal MIBACT. Entro il 30 giugno dovrà inviare un dossier comprensivo delle attività culturali che si intendono realizzare della durata di un anno. 22 anni senza Massimo Troisi, spontaneità impetuosa e drammaticamente comica, inconfondibile napoletanità fatta di musica e gestualità accentuate a tanta timida poesia, Massimo Troisi se ne andò nel sonno il 4 giugno del 1994 a San Giorgio a Cremano, quel luogo a 5 km da Napoli dove ha imparato l'arte del teatro. Oggi viene ricordato ancora una volta con un'originale esposizione di dipinti, disegni, caricature, quadri che negli anni hanno fatto il giro del mondo, spesso anche via web, raffigurandone la sua allegra tristezza. Ed entrano in servizio oggi a Napoli i primi 9 autobus a basso impatto ambientale della nuova flotta su gomma acquistata dall'azienda napoletana di mobilità. Nei prossimi giorni 3 veicoli usciranno dal deposito di Via delle Puglie dove sono state eseguite le procedure di formazione del personale, immatricolazione e collaudo. Da ottobre a fine anno saranno in totale 60 i nuovi veicoli modello Kent C10.8 Euro 6, ultima di ultima generazione, che circoleranno per le strade della città. Lo si apprende da un comunicato dell'AMA. Nei prossimi giorni 3 veicoli usciranno dal deposito di Via delle Puglie dove sono state eseguite le procedure di formazione del personale, immatricolazione e collaudo. Da ottobre a fine anno saranno in totale 60 i nuovi veicoli modello Kent C10.8 Euro 6, ultima di ultima generazione, che circoleranno per le strade della città. Lo si apprende da un comunicato dell'ANM. Amici, questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News.